Amici YouTube, Pepino Audace, allora continuiamo ragazzi, carriera Pepino Audace in Alpine, ragazzi con la pole a Imola, sbalzato Max Verstappen, il campione del mondo, e addirittura parte ultimo, ha vinto la sua prima gara proprio qui a Monza in Toro Rosso. E adesso per Pepino ragazzi si prepara. Potrebbe arrivare la prima vittoria stagionale. Vediamo, vediamo. Vediamo se arriverà. No, è la seconda. Sarebbe la È seconda. sempre bello ritornare a casa. Il Gran Premio d'Italia ci viene offerto Sarebbe la seconda. dall'amatissimo e iconico Autodromo Nazionale di Come Monza. Giancarlo Fisichella. Con Alpine, con Renault. Riporta la Renault. Con velocità L'Alpine massima è superiore ai in pole 350 position. km orari. Sono pochi circa. Oggi, qui di fianco a Ultimo me, c'è una pilota persona che non ha italiano. bisogno di presentazione. Davide Valsecchi. So bene quali sono i nostri ultimi Charles preparativi prima secondo della gara di oggi. su Qualcosa mi Ferrari. dici dei piloti? Come ci si prepara a mettersi al volante? Beh, ogni pilota ha il suo rituale per gara. Pepino Passando a Dace, Ricciardo, c'è eccolo chi ascolta qua. la musica con le Su cuffie, chi saluta il Alpine, pubblico cercando primo. di assorbire la loro energia. Alcuni preferiscono concentrarsi su se stessi, parlare con gli ingegneri, cercare di assimilare le ultime informazioni che Potrebbe essere il Anche se oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le altre e non correre rischi. Allora, sì, andiamo con soft. Ok, ragazzi, se battiamo con la soft. Partita. Alonso secondo. Leclerc terzo, Hamilton quarto. Comunque Alpine ragazzi è stata Ragazzi, Briatore c'ha il suo ex Alonso e Pepino Audace se lo ritrova in pole position. Primo di 13. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Giro Usalo veloce. nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Adesso è battaglia con Fernando. Passa Fernando. Gara lunga. È tortuosa. Ma questa è casa sua. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Perez, giro veloce. Stroll quinto.
Ah, non sono sceso, ragazzi. Gara col predestinato adesso. È un pilota italiano e una Ferrari. Dalle prime due posizioni in Italia. Pino un po' in difficoltà adesso. Ci sta. E fa passare Leclerc. Forza, puoi riprenderti quella posizione. Abbiamo tagliato la strada al predestinato. Addirittura Hamilton adesso. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 6,0 secondi. Non so dove sia Gasly, ragazzi. Bandiera verde. Alonso su Leclerc. No, Stroll fuori. Occhio. Hamilton passa. Nei box. Completa il giro nel bravo Lewis. Anzi, Pepino gli sta bruciando tutti. Bandiera gialla. Perez quinto. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Ma guardate Hamilton infatti con media. Torna ai box in questo giro e ricorda il limite di velocità o riceverai una penalità. Ricordatene quando ti avvicini. No, ragazzi, l'ha spinto! Boh, ragazzi, l'ha mandato fuori! Doveva mandare i box! Otra giro, grazie a Hamilton! Ma assurdo! Ok, le gomme sono troppo calde. Tieni sotto controllo la temperatura. Doveva mandare i box, ma ragazzi, cioè Hamilton ci ha tagliato la strada per non farci andare i box. Potevo farlo passare, ragazzi, Facciamo passare Hamilton, ragazzi, facciamolo passare.
Ok, temo che non sia proprio ciò di cui avevamo bisogno. Ascolta, non preoccuparti. Su col morale, ora concentrati sul resto della box. Gara. Cava, basta ragazzi con sta ruota. Ci passa avanti Hamilton. Ci passa avanti Hamilton. Ancora problemi alle gomme. Uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Mamma mia, qua che sorpasso. Addirittura Hamilton con le dure. Peppino ragazzi con... come media va velocissimo su Alpine. Comunque ragazzi, un altro club dove, un'altra scuderia dove potrebbe andare Pepino è la scuderia di Alonso. La vettura dietro di te ha appena montato gomme dure. Gomme dure per la vettura dietro. Bottas 23. Perez quinto. Lotta con Stroll. Sto Martin. Hai attaccato, non so. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 13,1 secondi. Occhio, Verstappen 22. Pista attorno a noi è libera, approfittiamone, facciamo in modo che il prossimo giro sia veloce. Forza! Uno e cinque. Uno e quattro. Una 5. Intanto andiamo a vedere Verstappen 15esimo, Gasly 17esimo. Ragazzi, come mai Leclerc ha fatto due soste? Ragazzi, Verstappen sta salendo. Lando decimo, Oscar quarto, comunque Aston Martin ragazzi è una buona
scuderia. Anche per Pepino Audace il prossimo anno. Ben fatto, hai raggiunto l'obiettivo, ottimo lavoro. Ancora tre giri. Lotta Hamilton Alonso. Due ex compagni. I McLaren. E tra i due litiganti Pepino gode. Spunta Russell, ragazzi. Pepino, un weekend perfetto. Pole position e... giro più veloce. Weekend perfetto a Monza. In questo momento a prendersi il quinto posto in classifica. Attenzione, Hamilton secondo. Perez quarto su Red Bull. Non male. Tanto due podi di fila per Pepino Audace. Non male. Che gara, ragazzi. Si è messo in modalità Max Verstappen per Pepino Audace oggi a Monza. Ragazzi, Flavio inizia a festeggiare. Ultimo giro. Ultimo giro, dai, ultimo giro. Pepino inizia a stappare lo champagne. Ancora lotta Alonso Hamilton. Primo settore, fucsia.
comunque ragazzi, Hamilton ha lottato alla grande. E vince il Gran Premio d'Italia, è casa tua Pepino, fantastico. Questa è casa tua, Monza è casa tua. Valtteri, miglior pilota. Andava estremamente veloce Valtteri. Eccoci qui, dopo una gara combattuta e difficile sono riusciti a vincere. Ma sarei giocato con Pepino Audace. Ragazzi, Alpin trionfa in Italia. Man mano che ci avviciniamo alla fine del campionato, ci troviamo di fronte a momenti in cui un pilota dà il meglio di sé e non può fare a meno di pensare a vittoria. Seconda vittoria per Pepino Audace. Ora diventa fondamentale per assicurarsi un vantaggio decisivo e raggiungere l'obiettivo in campionato, lasciandosi alle spalle gli orrori di inizio stagione. Flavio Briatore è andato a abbracciare Flavio Briatore. È l'ora del podio e ancora una volta è l'ora dell'Alpine. Non sono nuovi e trionfi in Formula 1, ma con la meritata vittoria di oggi hanno dimostrato a tutti... In italiano, in francese! Congratulazioni all'intera scuderia. In italiano, in francese. Ma soprattutto l'inno dei Mameli. Torna a vincere a Monza un italiano, ragazzi. Lewis e Fernando. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1. 25 punti. Ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare. Perez quarto, buono. George quinto. Max quindicesimo. Non va a punti Max. Lando si avvicina. Pepino terzo. Mamma mia ragazzi, Pepino terzo. Non ci credo. Terzo con Alpine. Alpine che va a 137 punti. Pazzesco, pazzesco. Andiamo dove siamo adesso. Pepino può ancora giocarsi il mondiale, ragazzi. Vuol dire tanto perché giocarsi il mondiale per lui. Texas. Texas. Tutti i nuovi pezzi sono stati fabbricati, verranno montati sulla vettura prima del prossimo Gran Premio.
Vediamo cosa possiamo ancora migliorare. Affreddamento Erso. Ragazzi, ne stiamo migliorando tanto sul motopropulsore Alpino. Praticamente siamo a ottobre. Sono lieto di informarti che i nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Dunque verranno montati sulla vettura. Allora, vediamo quanti giri si hanno da fare. Ma no, perché ragazzi c'è la sprint 14, mamma mia. Però 14, ma praticamente abbiamo sempre pioggia. Sempre pioggia. Ragazzi, per Pepino vincere un'altra gara o andare sul podio rappresenterebbe tantissimo. Però sappiamo che in questo momento, ragazzi, Pepino è dietro Lando Norris e Max Verstappen. Verstappen l'ultima gara non è andata a punti. Occhio. Pepino con un podio in Belgio, un podio potrebbe provare, ragazzi, ad arrivare terzo quarto. Vediamo. Ci abbiamo. È una grande emozione vedere i nostri piloti. Ragazzi, con intermedia, ma questa gara che per Pepino comunque fare di più, ragazzi, può fare di più. Può fare di più. Venire anche forti sulla pioggia.
terzo, ragazzi, gran gara. Settimo, settimo, ottavo, va bene, va bene. Va benissimo. Dietro Perez, Norris, Leclerc, Verstappen, Alonso. Ma mia, oramai, ragazzi, Pierre... Facciamoci ancora la sprint. Facciamoci ancora la sprint, ragazzi. Sono. Ma sono 5 giri. Devo chiudere questo episodio. E la apro nel prossimo. No, ma ce la facciamo. Era un po' più lungo, ma ce la facciamo. La sprint di oggi si basa tutta sulla velocità. Allora sì, sprint sulla strategia. Chi di voi oggi riuscirà a raggiungere dopo le qualifiche di ieri? Diamo uno. Oggi ho il piacere di essere in compagnia dell'unico Sergio settimo. Mancano solo 3 gare. Puoi ancora vincere il campionato piloti, ma dovrai. Ragazzi, campionato piloti ovviamente è impossibile vincerlo. Intanto Perez si mette davanti. Leclerc primo, Norris secondo. Attenzione ad Alonso. Giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te.
attenzione, c'è l'altro Sainz dietro. Attenzione. Comunque abbastanza forti, Verstappen ha appena registrato il miglior tempo. In questo momento Ferrari e McLaren più veloci. Beh, comunque Bambino terzo e attenzione Alonso passa. Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Pepino è un po' mollato. Ma perché gli altri due vanno più veloci? Gli altri due in questo momento sono più veloci. Attenzione perché Verstappen sta arrivando, Attenzione, Norris è attaccato. Ok, il distacco è 2,0 secondi. Ma 7. Ragazzi, questo sarebbe il terzo podio di fila. Ultimo giro, spingi. In una sprint è ottimo il terzo podio. Tanto mi sembra che Verstappen Alonso nel dritto
perde Alpine, ma poi... Norris è passato. Vince Lando Norris. Pepino terzo. Grazie per il tuo duro lavoro, una performance incredibile, un ottimo piazzamento, ben fatto. Ragazzi, in questo momento Pepino sta facendo il massimo con Alpine. È il quinto podio di fila. Terzo podio di fila, quinto stagionale. Ancora le qualifiche e ovviamente la gara principale, il Gran Premio di Formula 1 di questa settimana. Vi aspettiamo. Meno 6 da Lando Norris. Attenzione. Gasly... In questo momento 70. Ragazzi, l'episodio è lunghissimo. Lo chiudiamo così. Ci andiamo a fare qualifiche e gara, ma con la pioggia. Va bene così. Ci vediamo quindi per i prossimi episodi. Per a tutti, e prima lascio.